Giuseppe. Tanto complimenti per il gol, insomma, raccontacelo, insomma, un bellissimo gol, dai. Una bella soddisfazione. Cioè, sinceramente non c'è tanto da dire. Ho visto che c'era Gaetano lì, che è uno che comunque c'ha queste sponde nel suo repertorio, e è arrivata la palla, non è che ci ho pensato tanto, ci ho tirato e niente, cioè, si diceva, molto si, diceva, si diceva prima che con Nagy, anche con il mister, primo tempo Palermo obiettivamente ha fatto molto di più, ma nel secondo tempo quantomeno è arrivata una reazione, una scossa anche da parte vostra, insomma. Secondo te, tutto sommato, come sì, giudichi? Sono d'accordo con te, perché comunque già su due o tre partite che in casa, cioè, nei primi 20 minuti siamo sempre un po' giù, che non diamo, sai, quella scossa, cioè sta cosa qua non è che va tanto bene. Poi dopo, cioè, comunque abbiamo dei giocatori forti ed è normale che esce fuori quella reazione lì, no? Ti faccio anche io i complimenti, Beppe. Grazie. Per il gol, fra l'altro li fai sempre brutti, anche banali, perché insomma... Sì, ma sono pochi però, cioè devo iniziare a farne di più. E a proposito di questo, sull'ultimo pallone, penultimo, quando sei entrato in aria, hai sterzato sul destro, lì ci hai provato di nuovo? Sì, sì, sì. Ma sei scivolato? Sì, cioè, penso che da quando sono a Pisa tutti i miei gol sono partiti quasi da quella mattonella lì, è la mia, cioè, la mia zona, quella che preferisco. Solo che, cioè, sono scivolato col piede d'appoggio infatti, cioè, sono un po' perso il tempo. Per quello, sì, perché sono delle situazioni troppo importanti. Dal punto di vista mentale, psicologico, quant'è complicato ritrovarsi per la quinta volta sotto in casa consecutivamente, e dopo averne giocate di partite due in quattro giorni, quindi oltre al peso mentale anche un po' di stanchezza, che penso sia naturale dopo aver giocato a 1000 all'ora a Parma e contro il Perugia in 10. Sì, sì, non è facile, perché comunque poi... Cioè, secondo me abbiamo giocato contro una squadra anche forte, che ha detto c'è la sua, cioè, la stanchezza c'è, perché comunque siamo una squadra fisica e niente, cioè, l'importante è che comunque gli ultimi 30 minuti abbiamo creato 4-5 palle gol, che comunque, cioè, sai, cioè, se va bene, c'è stata quella palla di Ettore che se va bene comunque, cioè, abbiamo vinto la partita, quindi c'è una squadra secondo me molto cinica anche, quindi è ovvio che in casa, cioè, si deve fare meglio, perché, cioè, secondo me quando parti bene i primi minuti, poi dopo viene tutto, cioè, niente, cioè, viene tutto a sé, quindi niente, questo. Grazie. Grazie.